Eccoci qua, amici di Liberi TV, ben trovati a tutti. Sono Francesco Randazzo, lo speaker di Rai Radio 2 in linea d'arrivo per quanto riguarda la parte di intrattenimento, perché per quanto concerne la parte tecnica ci sono quelle due splendide voci che sono quella di Stefano Bertolotti e di Paolo May, quindi quelle le mettiamo da parte. E il mio ruolo è quello di intrattenere il pubblico praticamente le prime due ore di apertura dell'ultimo chilometro. E adesso vi starete domandando, in una situazione del genere l'intrattenimento in che cosa consiste? E questa è la sfida grossa alla quale voglio puntare quest'anno, è il mio ottavo giro, e cercare di trovare delle soluzioni di intrattenimento che a distanza di sicurezza, chiaramente con la mascherina, permettano comunque alla gente di trascorrere le due ore in attesa dell'arrivo della gara in maniera abbastanza dinamico e spensierato. E ci stiamo riuscendo, usando gli occhi, usando le mani, usando le spalle, insomma trovando delle alternative a quello che è l'intrattenimento. Per il resto il giro è un amore infinito che bisogna vivere come spettatore, io lo auguro anche come, perché no, come professionista all'interno, come giornalista, come intrattenimento, come qualsiasi altra cosa. È la corsa a tappe meravigliosa, è la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo, lo continuiamo a dire, e effettivamente così è. Chi lo sta seguendo in televisione potrà vedere quanto bella è l'Italia, è il giro della rinascita, ce lo speriamo tutti quanti in un periodo particolare. Che dire, seguitelo, seguiteci, mi raccomando, se siete nelle prossime tappe in linea d'arrivo, alzate la mano, presentatevi e io magari un bel gadget di Rai Radio 2 ve lo regalo con piacere. Da Francesco Randazzo e da Rai Radio 2 è tutto, a voi la linea, che poi in realtà è una cosa vecchia che non si dice più, però fa sempre figo dirla.